Ciao raga, nello scorso video vi avevo parlato di questo anticalcare magnetico che genera un campo magnetico, ok? E scompone la molecola, toglie la molecola di calcare dall'acqua e entro 24 ore però si ricompone, cioè la molecola di calcare si riattacca all'acqua. Oggi, in questo video, vorrei parlarvi di questo normalissimo anticalcare con i sali, magari lo avete anche voi sotto la caldaia. Qual è la differenza tra questo e questo? La differenza è che questo scompone, cioè toglie il calcare dall'acqua, però lo lascia comunque lì dentro nell'acqua. Invece questo con i sali, ok? Questi sali qua fanno una reazione chimica, ok? Adesso li tolgo. Si mescolano con l'acqua, ok? Coprono la molecola di calcare e la fa scivolare via. Dove si possono mettere questi anticalcari? Questi si possono mettere dappertutto. È più facile installare un anticalcare del genere che questo, perché questo non ha bisogno di manutenzione, quindi tu lo metti là 10 anni, non ci pensi più. Invece questo devi metterlo in un posto maneggevole, insomma, dove puoi smontarlo e cambiare queste cartucce, perché comunque il sale dura più o meno da 3, 4 settimane, 5 settimane a seconda di quanta acqua si utilizza. Per mettere i sali, ok, basta chiudere questa manopolina qua, smontare questa ghiera, ok. Togliete così, togliete il coperchio qua sui sali, mettete i sali all'interno, ok, e mettiamo indietro il tutto. Se è difficile già così, figuratevi sotto la caldaia o sulla lavatrice o sulla lavastoviglie, bisogna che avete un po' di spazio, ok. Anche un po' di forza per smontare questo, bisogna stringerlo abbastanza bene. C'è un o-ring lì, una guarnizione di gomma che deve aderire perfettamente sotto. Allora, stavo dicendo che questi anticalcari qui possono essere messi dappertutto, mentre questi non li possiamo mettere sotto il boiler, questi qua invece sì, perché anche se passano quelle 24 ore, comunque il sale rimane comunque attaccato alla molecola di calcio, di calcare, ok? E quindi questi vanno bene anche sulle caldaie col boiler, anche sui boiler elettrici rispetto a quegli altri magnetici. Se avete domande su questo tipo di anticalcare, fatemelo sapere nei commenti. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!